Siamo riuniti nel nome del Signore Gesù Cristo in questo luogo, ringraziamo la Chiesa Metodista che ci permette di essere qui, ringraziamo ancora il Signore per Tim Keller che dopo una giornata così impegnativa ha ancora la forza, la voce, l'energia per poter alzarsi e questa sera annunciare l'Evangelo. Stasera sentiremo una predicazione. Bene, siamo venuti per ascoltare la parola di Dio, pertanto invito Lucia Stelluti a venire davanti e a leggere per noi il testo biblico che troviamo nel libro degli Atti, al capitolo 8, dal versetto 4 al versetto 13. Allora quelli che erano dispersi se ne andarono di luogo in luogo, portando il lieto messaggio della parola. Filippo, disceso nella città di Samaria, vi predicò il Cristo, e le folle, unanimi, prestavano attenzione alle cose dette da Filippo, ascoltandolo e osservando i miracoli che faceva. Infatti gli spiriti immondi uscivano da molti indemoniati, mandavano alte grida, e molti paralitici e zoppi erano guariti. E vi fu grande gioia in quella città. Or vi era un tale, di nome Simone, che già da tempo esercitava nella città le arti magiche e faceva stupire la gente di Samaria, spacciandosi per un personaggio importante. Tutti, dal più piccolo al più grande, gli davano ascolto dicendo «Questa è la potenza di Dio, quella che è chiamata la grande». E gli davano ascolto perché già da molto tempo li aveva incantati con le sue arti magiche. Ma quando ebbero creduto a Filippo, che portava loro il lieto messaggio del regno di Dio e il nome di Gesù Cristo, furono battezzati, uomini e donne. Simone credette anche lui, e dopo essere stato battezzato, stava sempre con Filippo e restava meravigliato, vedendo i miracoli e le opere potenti che venivano fatti. Sono molto felice di potervi rivolgere la parola. Sono stato sopraffatto dal calore del vostro benvenuto. Ho avuto il pensiero oggi che predico per la prima volta in una città che è menzionata nella Bibbia. Credo che New York sia menzionata nella Bibbia, ma non sono sicuro dove. Mi piacerebbe parlarvi del Vangelo nella città. Il brano che abbiamo appena sentito letto parla della missione urbana alla città di Samaria. E vorrei proporvi tre aspetti di questa missione. Prima di tutto, questa missione fu organica. In secondo luogo, fu centrata sull'Evangelo. E in terzo luogo fu una missione urbana. Prima di tutto organica. Vedete nel versetto 4? Quelli che erano stati dispersi, che erano stati sparpagliati, andarono portando il messaggio dell'Evangelo. Ora, per capire bene questa frase, dovete guardare qualche versetto prima nel capitolo. Dove ci viene detto che dopo l'esecuzione di Stefano il martire, al versetto 1, scoppiò una grande persecuzione contro la Chiesa.
e tutti tranne gli apostoli vennero sparpagliati. Quindi gli apostoli formarono il clero, erano i ministri ordinati, ma loro non uscirono portando il messaggio del Vangelo. Gli altri sì. Questo implica tutti i laici che presentavano il Vangelo. E ci è detto che alcuni si spostarono a Samaria. Dopo che vi fu un certo numero di conversioni in Samaria, più avanti nel capitolo, verso il versetto 14, ci viene detto che gli apostoli mandarono Pietro e Giovanni a Samaria per esaminare i convertiti. E qui mi piacerebbe sottolineare una cosa. Da una parte questa missione era spontanea, organica, non era controllata. Non ci fu un piano, una strategia, tutti si mossero da sé. Eppure, dopo che avvennero le conversioni, gli apostoli inviarono Pietro e Giovanni per esaminare i convertiti. Vedete un equilibrio. Gli apostoli avevano la vera dottrina, loro avevano ricevuto insegnamento da Gesù stesso. Ed era necessario che loro si spostassero per controllare che queste conversioni fossero state vere, che le persone credessero in una dottrina vera. D'altra parte, non erano stati gli apostoli che avevano inviato le persone là. Non era stato un loro progetto o una loro strategia. Un commentario sul libro degli Atti, scritto da un eminente scolaro studioso della scrittura, David Peterson, nel suo commentario lui dice questo su ciò che è successo. Dice: gli apostoli sono l'elemento stabilizzante, unificante e che verifica la situazione. Man mano che la missione si sposta in nuovi campi senza un loro progetto o controllo. Credo che questo sia un principio. Ogni movimento deve avere una certa struttura. Deve essere in accordo con la vera dottrina. Ci devono essere delle linee guida. Eppure, allo stesso tempo, non devono essere strettamente controllati dal vertice. I laici devono avere la libertà di ministrare, non essendo troppo controllati dal clero. Eppure degli standard dottrinali sono importanti. Vedete il principio? È difficile raggiungere questo equilibrio. Vedo alcune parti del mondo dove succedono molte cose. Vi sono chiaramente molte conversioni e vi è un'opera spirituale che succede, però pare che a volte non vi siano dei parametri dottrinali, delle chiare linee guida di fede. Vi sono delle altre parti del mondo dove il clero è dottrinalmente sanissimo. E non succede niente se loro non lo vogliono.
questo tende a strangolare l'opera dello Spirito Santo. Quindi prima di tutto vediamo che questa missione fu organica. In secondo luogo, questa fu una missione centrata sull'Evangelo. Non voglio stare troppo su questo. Eppure è importantissimo da menzionare. Nel versetto 12 dice che credettero a Filippo quando lui predicava loro le buone notizie. Ma nel versetto 5 dice che Filippo scese nella città e proclamò il Cristo. Ora, questa è la stessa cosa. Cos'è il Vangelo? In alcuni modi è Cristo. Questo è detto in Prima Corinzi 2, dove Paolo dice ai Corinti: quando ero con voi non conoscevo null'altro che Gesù e lui crocifisso. Questo può rappresentare un'esagerazione. Certamente Paolo parlò di molte altre cose oltre a Gesù sulla croce. Ma quello che sta cercando di dire è che quello era il messaggio più importante. Cos'è il Vangelo? È Cristo. Non è quello che devi fare tu. Filippo non scese in quella città dicendo: voi dovete fare questo e quello. Non era come gli altri insegnanti di religione. Loro vengono per dirti se vuoi cambiare la vita, se vuoi avere potere sui tuoi problemi, se vuoi avere una profonda esperienza spirituale. Queste sono le cose che devi fare. Questi sono i passi che dovrai compiere. Ma quello non è il Vangelo. Il Vangelo è Cristo. Cristo ha fatto tutto ciò che dobbiamo fare noi. Ha soddisfatto ogni richiesta. Ha vissuto la vita che avremmo dovuto vivere noi. E è morto con la morte che avremmo dovuto subire noi. Al posto nostro. Così quando noi crediamo in Lui, Dio ci accetta e diventa nostro Padre. Per questo possiamo dire che Filippo predicò la buona novella, e la buona novella è Cristo. Cristo e Lui crocifisso. Quindi credere nel Vangelo significa togliere gli occhi da noi stessi. È vedere Cristo. Vi è negli Stati Uniti un antico documento del XVIII secolo Travels. Che si chiama Viaggi spirituali. Viaggi spirituali. È stato scritto nel 1740 da un contadino del Connecticut, Nathan Coles, e che si chiamava Nathan Coles. E lui fu convertito sotto la predicazione di un grande evangelista, George Whitefield. Era un predicatore del Vangelo e veniva dal movimento anglicano. Venne in America e cominciò a predicare nei campi, predicando il Vangelo. Nathan Coles andò a uno di questi incontri e fu convertito. E scrive su questo, anche se questo Nathan Cole era quasi analfabeta.
E questo è ciò che scrive. E lo voglio dire lentamente. I'm sorry, give me a heart wound. Quando ho ascoltato Whitfield predicare, mi ha causato una ferita nel cuore. Tutto il mio vecchio fondamento fu distrutto e mi resi conto che la mia giustizia non mi avrebbe salvato. Vedete, rendersi conto che la nostra giustizia non ci può salvare e avere un nuovo fondamento in Gesù Cristo, questo è credere nel Vangelo. Quindi il Vangelo era al centro di questa missione. Il Vangelo deve sempre essere al centro delle nostre missioni, che sia in città o che sia in campagna. E qua arriviamo al terzo punto. Questo era un ministero di città, un ministero urbano. È interessante ciò che dice il verso 8. E vi fu grande gioia in quella città. Ora, qua c'è uno degli elementi della missione urbana. Parliamo dell'importanza della città per un attimo. Se guardate il libro degli Atti, vedrete che sempre più spesso i credenti si recavano nelle grandi città. In Atti 16 parla di Paolo che cerca di raggiungere la Macedonia. Come ha raggiunto la Macedonia? È andato a Filippi, la più grande città della Macedonia. In altre parole, più e più volte i cristiani puntavano le grandi città. Questo si vede in tutto il libro degli Atti. E sappiamo che portarono frutto. Tutti i libri di storia che parlano del primo cristianesimo ci raccontano che i cristiani erano principalmente abitanti delle città. Le campagne rimasero pagane, ma le città si riempirono di credenti. E sapete cosa successe? Se le città sono credenti, ma la campagna è pagana, tutta la società diventa cristiana. In molte parti del mondo oggi è il contrario. I credenti si trovano nelle campagne o nelle piccole cittadine e le città sono diventate pagane. Cosa sta succedendo allora? Prima o poi ciò che domina la città dominerà tutta la società. Dato che i primi cristiani raggiunsero le città, raggiunsero l'intera società. Allora ci poniamo la domanda, è quello che dovremmo fare noi oggi? E vi chiedo un attimo per presentarvi la mia posizione. La mia risposta è sì. Ed ecco il perché. In tutto il mondo le città stanno crescendo. In alcune parti del mondo le città crescono in maniera esponenziale. In China, Latin America, Africa, cities are growing.
Cina, l'America Latina, in Africa, le città crescono enormemente. Per esempio, in America there are 9 cities with more than 1 million people. Negli Stati Uniti d'America ci sono 9 città con oltre 1 milione di abitanti. In Cina, within the next 20 years, entro i prossimi 20 anni, vi saranno 200 città con oltre 1 milione di abitanti. In tutto il mondo, 5 milioni di persone si spostano dalle campagne alle città ogni mese. Quello credo che sia le dimensioni di Roma. Quindi è come se ci fosse una nuova Roma ogni mese nel mondo. E anche se in Europa le città non crescono con questa velocità, eppure crescono. Eppure sono il luogo dove i giovani vogliono spostarsi. Sono estremamente potenti e attraenti. E quindi questo è il mio punto. Abbiamo bisogno di chiese là dove si trova la gente. Non tutti i cristiani possono abitare nelle città, né dovrebbero abitare nelle città. Non tutti i cristiani sono chiamati a vivere nelle città. Ma un fattore del nostro tempo è che le nazioni del nostro tempo si muovono nelle città con maggiore velocità delle chiese. Noi non stiamo piantando chiese con la stessa velocità con cui la gente si sposta alle città. Quindi ogni mese più persone si trovano in un posto dove sono lontani dalla predicazione del Vangelo. Quindi dobbiamo ritornare al messaggio del Libro degli Atti. Io spero di essere attento quando dico questo. In tutta la mia vita io sono stato pastore di solo 2 chiese. Una piccola chiesa in una piccola comunità in Virginia, gente operaia, e l'altra nel centro di Manhattan. Io amo gli anni che ho trascorso in quella piccola cittadina, anche se parliamo di 35 anni fa, ho moltissimi amici ancora lì. Do molto valore al ministero nelle piccole cittadine e nei villaggi. Ma le chiese, le città crescono più velocemente e si allontanano sempre di più dalla chiesa. Ora, vi vorrei dare alcuni segni su come si presenta una chiesa urbana. Vorrei che comprendete che non sto parlando delle caratteristiche di ogni chiesa. Ogni chiesa dovrebbe avere la predicazione della Bibbia. Ogni chiesa dovrebbe essere caratterizzata dalla preghiera. E queste cose le do per scontate. Ma 6 segnali di una chiesa urbana, quelli ve li voglio dare. E sarò veloce. Primo. Una chiesa urbana dovrebbe essere brava a combinare diverse razze e diverse culture nella stessa comunità. You can see this in the Samaritan, in the mission to Samaritan.
Questo lo vedete nella missione in Samaria. Vedete, i giudei e i samaritani si odiavano. Ma il fatto stesso che Filippo, un giudeo, andò a Samaria e impegnò la sua vita per quella gente ci mostra che il Vangelo aveva cambiato i suoi atteggiamenti razziali. Nel centro di ogni grande città vi sono molte razze, molte culture. Spesso non vanno d'accordo, vivono nella stessa città ma non vanno d'accordo. Però all'interno della Chiesa dobbiamo mostrare che in Gesù possiamo andare d'accordo. E ci vogliono delle capacità particolari perché i conduttori della Chiesa riescano a mettere assieme diverse razze e diverse tendenze. Ora, questo non ne parleremo più in un messaggio, ma è importante che voi lo captate. Il secondo segnale di una chiesa urbana. La gente nelle città è molto presa dal loro lavoro, la loro carriera, la loro occupazione. E una chiesa urbana deve aiutare la gente a integrare la propria fede col proprio lavoro. Noi pastori, ministri, non abbiamo una preparazione per fare questo. Mi ricordo i primi anni del mio lavoro a Redeemer Church. Un giovane che si era convertito, era diventato un cristiano ed era un attore, venne a parlare con me e mi disse: pastore, ho delle domande per te. Sono diventato un cristiano e vorrei sapere che cosa significa essere un attore cristiano. Mi ha detto: ci sono diversi ruoli che io potrei interpretare nel teatro, in televisione, nei film. Quali ruoli dovrei scegliere? Posso fare qualsiasi ruolo in qualsiasi opera teatrale, in qualsiasi film? E io gli ho detto: beh, non penso che dovresti proprio fare tutto. Però non sapevo veramente che cosa dirgli. E mi sono accorto di un problema. Se lui fosse venuto da me e mi avesse chiesto: come si evangelizza, pastore? Quello me l'avevano insegnato, gliel'avrei saputo dire. Se mi avesse chiesto: come studio la Bibbia? Gli avrei potuto dire: lo so come si fa, te lo dico. Ma il problema è quando un attore, un artista, un uomo d'affari viene da me. Come posso applicare il mio cristianesimo all'essere un attore, all'essere un artista, all'essere un uomo d'affari? Io non ho tutte le risposte. Non conosco tutte le problematiche con le quali loro lavorano. E loro non conoscono la Bibbia bene come me. Quindi dobbiamo ritrovarci insieme e dialogare. Dobbiamo scoprire la saggezza insieme. Questo non è il genere di insegnamento che io ho ricevuto. Come pastore in una città ho dovuto imparare a insegnare alla gente come dialogare con la propria fede. Quello è il secondo punto.
terzo punto di una chiesa urbana. Impegnatevi per un evangelismo complesso, complicato. Vedete, molte chiese, quando si parla di evangelismo, cercano di scegliere una presentazione del Vangelo. Comprano un libro, oppure comprano o si adattano a un corso da far fare ai loro discepoli. Ma il problema è che in una città ci sono molti diversi tipi di non credenti. Quindi non c'è una unica presentazione del Vangelo che va bene a tutti. Ad esempio, ero a Londra alcuni anni fa. Un certo numero di pastori mi avevano incontrato per parlare dell'evangelizzazione. E gli ho chiesto: ditemi qualcosa dei non credenti che cercate di raggiungere a Londra. E loro mi hanno detto: che genere di non credenti? E io gli ho chiesto: quanti generi ve ne sono? Beh, mi hanno detto: ci sono gli Hindu e gli islamici. E poi ci sono i bianchi inglesi. E gli inglesi bianchi pensano che il cristianesimo sia troppo moralista e troppo ristretto. Ma gli Hindu e gli islamici pensano che i cristiani siano troppo liberali, troppo permissivi. I bianchi sono relativisti. Gli Hindu e gli islamici sono moralisti. Possiamo avere una presentazione del Vangelo che vada bene a tutti? Probabilmente la risposta è no. Ora, forse ad alcuni di voi sembrerà strano, ma se leggete il libro Il Dio Prodigo, il figlio giovane rappresenta il pubblico bianco e gli Hindu e gli islamici somigliano al fratello maggiore. E quindi non credo che quel libro vada bene per tutti. Avete bisogno di imparare a condividere il Vangelo con un pubblico molto variegato nella città. Non c'è un programma che vada bene per tutti. Il quarto punto. Notate che Filippo non predicò soltanto, non comunicò soltanto parole. Ci furono anche delle guarigioni. Ci furono parole e fatti. E io credo che nelle città, le persone che vivono intorno alla chiesa sanno che i cristiani sono degli ottimi vicini. Vedono i cristiani come persone molto impegnate nel vicinato e dovrebbero vederli impegnati in tutta la città, non solo nel loro piccolo. Quindi non sto dicendo che la chiesa debba essere un centro di servizi sociale. Perché il principale lavoro della chiesa è di predicare l'Evangelo, convertire la gente e far discepoli. Ma la gente che sta intorno alla chiesa deve vedere che li ami.
sia che credono come te e anche no. Il quinto segno di una chiesa urbana: devi imparare a to engage, to employ. Devi imparare a usare gli artisti, i musicisti. C'è una tendenza delle chiese di pensare agli artisti e ai musicisti come persone che noi ingaggiamo, ma nelle città gli artisti formano un numero importante della popolazione. E quindi non devi solo usare gli artisti, devi servire gli artisti, devi ascoltarli. Ci sarebbe altro da dire, ma il tempo stringe. Un ultimo punto. È un po' difficile da dire. C'è una certa sensibilità urbana. La gente di città ha delle esigenze alte, gli piacciono le presentazioni fatte bene, gli piace l'innovatività, la creatività. Non dobbiamo andare incontro all'arroganza delle persone delle città, ma dobbiamo in modo rispettoso confrontarci con la loro sensibilità. Vi è una tendenza, quando uno è un ministro di successo nella campagna, a spostarsi in una città e continuare come ha sempre fatto e a non adattarsi a questa sensibilità urbana. Ed è un errore. Noi abbiamo scoperto, lavorando con i pastori in Cina, in Cina le comunità nelle case, nelle zone rurali, crescono molto rapidamente. E quando i credenti si spostano nelle città, spesso anche i pastori si spostano nella città. E i pastori hanno un rifiuto di adattarsi alla città che è più sofisticata della campagna. E quindi il loro ministero cessa di funzionare, non funziona nelle città. Quindi abbiamo parlato di 6 punti di una chiesa urbana. Prima di tutto, unire diverse razze e culture, integrare la fede cristiana con il mondo del lavoro, un impegno verso un'evangelizzazione complessa, essere ottimi vicini di casa dei vostri vicini, anche quelli non credenti, servire gli artisti e adattarsi a questa sensibilità urbana. E vorrei finire con questo. Nel versetto 4, dal 4 all'8, leggiamo che questo brano termina: vi fu grande gioia in quella città. Mi rammenta del fatto che quando Gesù andò a Gerusalemme non trovò gioia nella città, trovò rifiuto, trovò tradimento, fu arrestato, fu torturato e fu messo a morte. Non trovò gioia in quella città, trovò morte là. Eppure Gesù Cristo venne crocifisso nella città.
perse la sua gioia là, in modo che quella città trovasse gioia in lui. È scritto in Proverbi 11:10, quando il giusto prospera, la città gioisce. È una frase particolare. Perché significa che se le chiese cristiane sono chiese adattate alla città, se raccolgono gente di diverso tipo, portano la gente a fede in Cristo, servono il loro vicinato, produrranno gioia nella città. Cristiani, facciamoci questa domanda. Che tipo di chiesa dobbiamo essere in modo che i nostri vicini ci vedano e dicano: non credo di credere quello che credono loro, però sono contento che loro ci sono, perché loro sono brava gente, sono persone che amano, io li rispetto. La Bibbia dice che saremo perseguitati, ma la Bibbia dice anche che gli altri daranno gloria a Dio a causa nostra. Prima Pietro 2, versetti 11 e 12, dice che se noi viviamo la vita che dovremmo vivere, anche se ci perseguitano, glorificheranno anche Dio a causa nostra. Questo significa che se noi viviamo la vita come dovrebbe essere, saremo sia offensivi sia attraenti. Saremo perseguitati, ma porteremo gioia nella città. Le due cose vanno assieme. Quindi è giusto essere fieri di essere perseguitati. È una testimonianza alla tua fedeltà. Ma Dio ti chiama anche ad essere attraente, in modo che ci sia gioia nella città. Amen. Vogliamo chiudere in preghiera. Padre, ti prego di riempire le città d'Italia con chiese che ti amano, che amano il Vangelo e amano i loro vicini, in modo che vi sia grande gioia nelle città italiane. E questo lo preghiamo nel nome di Gesù. Amen. Ringraziamo il Signore per questo messaggio e ringraziamo anche il pastore Andrea Thomas che lo ha tradotto in modo così magistrale. La Bibbia ci insegna che quando noi ascoltiamo la parola di Dio, Dio si aspetta che ci sia una risposta. Può essere una risposta di indifferenza, può essere una risposta di impegno, può essere una risposta di consacrazione. Può essere una risposta di generosità, può essere una risposta di testimonianza, ma comunque la parola di Dio non torna mai a vuoto, suscita reazioni e risposte. Siamo arrivati alla conclusione della nostra sera. Ringraziamo prima di tutto Tim Keller e il team di City to City per questa giornata intensa, ma che ha benedetto tanto la nostra città oggi. Ha parlato al Senato stamattina, poi a un gruppo di church planter, di pastori, leader a pranzo, poi a un bellissimo evento all'università, alla Sapienza questo pomeriggio e adesso a noi.
Se mi permettete vi porto il ringraziamento anche della nostra comunità, abbiamo vari membri della nostra chiesa qui, anche alcuni che hanno conosciuto anche Cristo poco fa, e sono, siamo molto riconoscenti. E ringraziamo anche voi che siete venuti da altre città, ho conosciuto sia persone che sono venute dalla Sicilia, dalla Lombardia, quindi dal nord, dal sud, quindi apprezziamo la vostra presenza qui con noi. Concludo in preghiera e poi con la benedizione. Signore, noi ti ringraziamo di questa giornata e di questa serata, che ci fanno pregare ancora una volta: venga il tuo regno, dimostra la potenza del tuo Vangelo alle nostre città, fortifica i futuri church planter che ci sono tra noi, fa che molte nuove chiese siano fondate inizio nel nostro paese, fortifica anche le chiese esistenti, benedici queste nostre chiese esistenti, Signore. Aiutaci a guardare alla raccolta intorno a noi e lavorare con amore, con speranza, con fiducia in Te. Tu sei il Signore dell'universo, Tu sei il Signore del nostro Paese. Nel nome del Tuo Figlio Gesù che preghiamo, Amen. Amen. E ci benedico con la benedizione dell'Apostolo Pietro. E il Dio di ogni grazia, che ci ha chiamati alla Sua eterna gloria in Cristo Gesù, dopo che avrete sofferto per un po' di tempo, vi renda Egli stesso perfetti, vi renda fermi, vi fortifichi, vi stabilisca saldamente. A Lui sia la gloria e il dominio per i secoli dei secoli. Amen. Buonasera.